video e benvenuti raga nell'appuntamento con The Gusta Box. Cioè veramente ogni volta sembra tipo Natale, cioè raga adoro. Prima di iniziare ovviamente ad aprire la box di maggio, prima di tutto vi voglio dire delle cose che vi dico sempre, però è giusto dirle altrimenti poi chi è l'uovo, poi me le chiedo, è meglio specificare. Allora, prima di tutto vi lascio tutti i video perché sapete che oltre allo spacchettamento insieme, se il mese ci va bene, registro anche una challenge dove proviamo tutti questi prodottini, perché sapete che The Gusta Box principalmente si tratta di novità, quindi anche un bel format, ma questo già lo sapete, quindi vi lascio tutti i video giù nell'info box. Oltre al video troverete anche un link, che il link non è affiliato. Come funziona? Voi dal momento in cui cliccate sul link vi scontano la box, invece di 16 euro la pagate solo 10 euro, comprese di spedizione, arriva almeno da me con Corriere Bartolini, la box vi arriverà ogni fine del mese, quindi a me è arrivata il 19 maggio, quindi per dirvi, quindi state tranquilli, non vi agitate. Quindi dal momento in cui voi acquistate tramite il mio link, a me mi danno tipo 50 punti e poi ricevete lo sconto. Ma voi ricevete lo sconto sulla box, ma automaticamente dal momento in cui vi acquistate e vi registrate, automaticamente vi forniscono un link anche a voi che potete dare ad amici e parenti, anche voi se arrivate a 100 punti vi regalano la prossima box gratis. Quindi io direi di aprire, ovviamente non è affiliato che questa box non ci paga, quindi iniziamo. Noi peschiamo, pesco prima io, non voglio guardare. Ok. Vedete tutte queste cose perché poi vediamo. Ma che è vedersi? Vediamo il prodotto del mese. Questa che ce l'hanno spoilerato. Sì. Gran Palessi non erano i salatini, perché noi tipo abbiamo girato tutte le storie dei youtuber. Appena vediamo così. Boom. Allora, novità Gran Palessi, le sfoglie cotte al forno mais. Mamma mia, ragazzi, secondo me sono buonissime. Guarda, non si siano rotte. No, lo sai, non arrivano mai rotte. Eccole qua. Qua ti suggerisce pure come farle. Ok. Un po' come quelle della mitarallina e l'olio d'oliva. Ok, raga. Ma penso tutti abbiano ricevuto. Ma non lo so, penso di sì. Che a volte in base alle novità. Ok, vai, pesca tu. Attenta a ciò che prendi. No, era il... Sempre ben imballato. Cos'è il tonno? Tonno all'olio d'oliva. Che marca è? Tutto tonno. Mai visto questo marchio, quindi? No. Lo proveremo. Curiosa? Sì. Chissà qual è il prodotto del mese, dopo lo scopriremo insieme. Ma secondo me vai. Penso quelli. Ok, vai. Secondo me arriveremo a un punto. Comunque allora, per quanto riguarda proprio la pesantezza, questa era molto più pesante rispetto. Io vado sul grande. No! Santa, ecco quello che tu dicevi, c'è qualcosa. Santa, dolce di natura arancia rossa. Beh, senza zuccheri aggiunti. Ma se c'è qualcosa di dolce, mi piace, una bella colazione. Mamma mia. Eccola qui. Sono contenta perché non lo bevo dalla vita. Mamma mia, adoro arancia rossa 100% la origine naturale. Nuova confezione ecosostenibile. Mi piace. Cioè raga, vedete, mo indipendentemente dalla box 16 euro, 10 euro, sono tutti prodotti novità e alla fine conviene veramente tanto. Poi alla fine faremo il calcolo di tutto, quindi restate con noi se volete sapere i prezzi. Vai, vai. Tu. Vabbè, prendo questo che... Dai. Guarda, raga, questi sono buonissimi. Li ho provati così, però la versione grande su nelle pack. American Texas Toast morato, raga, l'ho provato pure integrale, era buonissimo, lo trovavo sempre all'Ocean. Fetta spessa, lenta lievitazione, solo con olio d'oliva, sacchetto 100% riciclabile. Eccolo ci qua, questo c'è piccolino, 400 grammi. Ok. Mi sembra che ne prendiamo il grande. Sì, la non sono proprio grande. Però questi sono già buonissimi. Vediamo, c'è qualcosa di pesante, però vediamola da me. Allora, ogni volta ci deve stare una birra, l'altra era proprio buona. Filtrata a freddo. Eccola qui. Kozel. Io non me ne intendo. Ovviamente questa la proveremo sicuramente domani con la pizza e vi farò sapere la prossima challenge. Se riuscirò. Kozel Premium Lager 1874. Carina. Eccola okay. Qua. Ok. Una birra ci deve sempre essere. Sì, infatti, ricetta originale.
Ok, vai. Ho paura che non riuscirò a fare una 24 ore. Comprare i cornetti, quelli della Bauli. Però questi sono i nuovi. Benessere. Benessere, Bauli, Bauli, 7 cereali e semi. Croissant con zucchero di canna. Rispetto alla mia delle merendine più vendute, vabbè. Adoro, questo domani. Domani. No. Eccolo qua. No, vabbè. Domani. Ci voglio fare a 24 ore. Adoro. Anche domani ve lo potresti dare. No, non posso. Dopo la challenge ve li potete finire. Ok, io devo pescare. Sì. Sono contenta di tutte le cose belle che sono uscite. Ah, sì, ci stanno un sacco di cose piccole. Ok. Guarda, lo sai, proprio ieri ho detto devo andare al prossimo mercato a farmi un po' di spesa di bevande zero. Extra Tea Infusion Mix. Tè nero, zenzero e limone. Lo sai, mi sembra di averlo già provato? No, ma non mi ricordo. Non l'ho mai visto, anzi. Forse sì. Non era l'estate, era questo lì che l'anno scorso si è portato tanto. Come si fruit zero? Sì. Quello. Estate! Fruit. Boh, raga, comunque quello. Adoro. Curiosa anche questo. Secondo me sarà buono. Ok. Spero che sia. Particolare veda. Sarà. Che se sa. Ok. Ok, pesca tu. Veramente? Secondo me questo è il prodotto del mese. Cura lavatrice express. Meno male che è uscita qualcosa della lavastoviglie. Cura lavatrice express igienizzante. Mamma sarà contenta. Con essenza di eucalipto una volta al mese. Ah, tipo per una pulizia della lavatrice. Rimuove sporche batteri, elimina cattivi odori, efficace in cicli brevi e basse temperature. Ve lo facciamo vedere. Adoro. Fai vedere, vedere dentro. Ah, ok, una bella boccettina, bella grande. Poi, bella. Cioè, secondo me solo questo prodotto ci scommetto che sta 3-4 euro, sì. Sicuro. Sì. Sole, oddio, che profumo. È diversino. Eccolo, carina come idea. Bello. Alla fine si utilizza sempre. Ma secondo me la prima volta non l'ho mai visto una cosa. No, ma questa sarà la novità del mese. Sicuro? Sì, ma sì. Ci sorprendiamo ed è tipo la cosa di tonno. No. Vai, pizza. Non ho pescato io. Hai pescato? Sì, ho pescato io. Raga, ma inizia. No, comunque stanno solo bevande. Ma come già fa? Patè di olive piccanti. Oh, ok, sì. Gustoso, facile e sfizioso. Bruschette. Madame Oliva. Prodotto italiano. Wow. Ma squishy. Dai, aspetta, mi riesco a farlo. E dai. Eccolo qua. Ma. Da provare. Non piacciono queste cose, però penso che sfizioso. Ok, tocca a te pesca. Attenta. Ma quanti cavoli. Questa mese è stata bella. Sì, bella ricca. Pesto Mutti. Di rosso pomodoro. Pomodori rossi, mandorle, pomodori semisecchi e grana padana. Wow. Mi dispiace che. Ma posso mangiarlo con sul pane? Ma ci sono i pezzi. Sì, penso di sì. Posso mangiarlo sul pane? Lo riscaldo? Ok, raga. Ci sarà una 24 ore, già ve lo dico. Sì. Non fa niente che farò la fame, ma io devo provare tutte queste cose. Con le mandorle. Particolare. Mentre, ragazzi, non si vedranno bene poi nella challenge, ve lo farò vedere nel dettaglio. Bella, sfiziosa. Meno 45% di grassi. E sale. Adoro. Chi deve pescare? Io. Ma... è la novità però, cioccolato e latte. Pick up. Mamma eccoli mia. Qua. Questa box è stata la più sostanziosa. Però proprio economicamente, perché ci sono un sacco di pezzi forti, veramente. Sì, ok, raga, facciamo... questi Maro adoro, cioccolato e latte. Via la pull, mannaggia la miseria. No, ma sì. Tu pure. Ah, questo l'ho visto, tipo una pubblicità nuova che l'avevano mandata. Non mi ricordo. Beh, di cosa mi pensavo. No,
e sono le gomme. Sono le gomme, raga. Oh, sono piccole piccole. Insta white. Sorriso più bianco, effetto istantaneo. Per non dire quando ti fai c'è. Eccola qua, ragazzi. Adoro. Carine. Queste sono le nuove. Io devo pescare. Ya, yeah, vedi già. Ultimo! Ho fatto lo spoiler. Ah no, ci stanno un sacco di prodotti alla fine. Ok. Allora prendi quello. Ce ne stanno te. Te te. No, te te. Te nero, sabbia e agrumi, è diverso. Sempre esta te, tipo. Esta te. Esta te. Esta te. Esta te. Esta te. Eccolo qua, raga. No, te nero, salvia e agrumi. Chissà che esce. Tra zenzero, vai. Ma però pure carino. Bella ricca, però. Sì, prego. Prego. Sono altre cose. Se io riuscirò a provare tutto. Cosa per i cani? Capi che se ti piace. Qual è la... Ah, questa è per tutta la famiglia. E quella è per i cani. No, aspetta. Che cambia? Torno all'olio d'oliva. Tonno, ma che? Anna. Ok, raga, è uguale. Tutto tonno. Tonno no, all'olio d'oliva. Uguale. Per due. Eccolo qua. Poi due di questi, due di questi. Vabbè, ok, adesso io l'ultimo prodotto. Cioè alla fine per 10 euro. Yeah, ma tu con già vai sul mercato. Ma pure con 16 euro, tu non ce l'hai perso nel mercato. No, infatti no. A parte che non li trovi manco tutti questi prodotti in un unico supermercato, i girati vorrei sul supermercato. Questo è l'ultimo prodotto. Ultimo, bio frutto con morbida frutta bio e la bio l'albicocca. Tipo solo sta barra, no, io dopo voglio riprendere. No, io dopo faccio la lettura. Eccola qui. Ma no, mi dispiace che è già finita, però. Ma sicuro che non c'è più niente. Oddio, com'è morbida. Prego, a te la lettura sepolta. Ma guarda, che cos'è? È morbidissima. Comunque, secondo me, raga, questo sarà uno dei pochi video in cui riuscirò a provare tutto. Non c'è molto, sì, pure per la colazione. Ah, ti dice pure come utilizzare... Assicurati che la lavatrice sia vuota. Versa una piccola quantità di prodotto sulla spugna e pulisci la vaschetta. Versa il restante contenuto nella vaschetta del detersivo. Esegui un ciclo di lavaggio a vuoto a 60 gradi o a 40 gradi. Al termine rimuovi con una spugna eventuali residui di sporco dalla guarnizione del cestello e dallo blu. Ah, questo è per... Bene. Ok, vai! Lettura dei prezzi. Prodotto del mese... Sole. Sole 24 ore. 5 euro. Costa. Cosa fate il conto, calcolatrice, poi raga, prendete la calcolatrice, fate un conto e poi scrivetecelo giù nei messaggi, nei commenti. Quindi raga, fatelo, prendete le calcolatrici. Allora, il detersivo 4,99 euro, che è il prodotto del mese. Poi i gran pavesi 1,85 euro, la birra 1,50 euro, i cornetti Bauli 2,19 euro. Il tonno, allora quella piccola da 80 grammi 80 centesimi, da 160 grammi 1,40 euro, i pick up 1,69 euro, mutti, noi abbiamo avuto il, ci hanno dato il pesto rosso, quindi 2,19 euro, perché c'è anche la versione semplice con datterino, che costa di meno. Lo sapevo, se mi potevo fare bene. Poi Santal, il succo di frutta 1,49 euro, il pesto, il patè all'oliva, al patè olive 2,29 euro, questa barrettina, quella all'albicocca 1,25 euro, estate 0,90 euro, due bottiglie per box, quindi no, 0,90 euro, pane, morato pane 1,40 euro, e le gomme 2 euro. Mamma mia, secondo me ad occhio quasi 20 euro di più di prodotti. Ma di più proprio. Quindi raga, il totale l'avete fatto, scrivetecelo. E siamo, io non vedo l'ora. Sì, non vedo l'ora che arrivi già quella di giugno. Non vedo l'ora di provare tutti i prodotti, perché ci riesco a fare una 24 ore tranquillamente. Sì, 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 sì. Poi strutturiamo un po' bene, esatto. Cioè meglio. Quindi raga, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Infatti fateci sapere se anche voi l'avete ordinata, oppure se dopo questo video avete chiuso e l'avete ordinato, ovviamente avete ordinato quella di giugno. E quindi niente, ci fa sempre un botto piacere. Sì, 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 sì. Ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!